1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, poi cercherò di modificare la mia voce perché sono messa così. Posso grazie già. Pronti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfetto, grazie. E come si amministra una città con 846 milioni di euro di debito? Ma con tanta responsabilità e con tanto peso sulle spalle, soprattutto con tanti vincoli rispetto a quello che si potrebbe poi fare concretamente, perché è anche difficile concretizzare le azioni, magari di indirizzo per quanto riguarda, uno potrebbe pensare alla mobilità sostenibile, al risparmio energetico, quando concretamente si può fare ben poco. Perché al di là dei debiti, che come cifra totale è corretta, ma sarebbe un discorso molto ampio, il tema invece sono quelli dei debiti in conto capitale, cioè quelli che bloccano gli investimenti di fatto, perché c'è ancora un forte debito rispetto ai fornitori, quindi quelle aziende che, come dire, anche se potremmo non condividere gli indirizzi e le opere che sono state fatte, vanno comunque pagate, perché dietro le aziende ci sono sempre delle famiglie, ci sono delle persone, quindi è giusto ottemperare a quello che sono le responsabilità dell'amministrazione. Quindi complessivamente ovviamente questo blocca un po' l'ingranaggio della messa su strada di quello che vorremmo fare. E c'è chi l'accusa che per far quadrare i conti lei sta portando avanti l'austerità di Monti. Le persone che dicono questo tante volte non fanno proposte concrete, perché siamo ben coscienti che l'IMU al massimo e l'IRPEF al massimo non sono delle iniziative che sposano quello che è il senso dell'opinione pubblica, però il senso di responsabilità di far quadrare i conti è anche questo. Quello che secondo me è molto diverso dal governo della nazione, dal governo della città: una città non è che può attuare delle modifiche tale per cui può recuperare delle risorse. Se pensiamo, facciamo un esempio banale, però di cui tanto si è parlato e tanti stanno parlando in questi giorni, i famosi F-35, io non ho qualcosa da smantellare che mi può creare un recupero di risorse per poter abbassare o non alzare le tasse. Cioè, quello che possiamo fare lo stiamo già facendo. Se pensiamo alla rinuncia delle auto blu, che sono 300.000 euro all'anno, è comunque un qualcosa con cui ho potuto non intaccare servizi o non incidere. E se pensiamo, ad esempio, abbiamo nel corso del 2012 ricreato il call center con delle risorse interne, prima era appaltato all'esterno ed erano centinaia di migliaia di euro tutti gli anni, anche questo è un risparmio rispetto al passato. Però, come dire, sono diverse le leve da livello nazionale a livello locale. Adesso noi, con il nostro livello di indebitamento e quindi anche la necessità di dover sopperire a questi debiti, la scelta era o le tasse al massimo o tagliare i servizi. Secondo noi, visto anche la situazione di difficoltà, la cosa migliore da fare era mantenere adesso le tasse al massimo. C'è anche chi ha speculato, così anticipo un po', no? Ma in campagna elettorale avete detto, e nel programma c'è scritto, ma abbiamo già detto, se sarà possibile già nel corso del 2013 cercheremo di ritoccare per quelle fasce di reddito o quelle situazioni che sono più difficoltose per quanto riguarda l'IMU, e vedremo nel 2014 con una situazione debitoria complessivamente molto diversa cosa potremmo fare. Però secondo me, quando si fa una proposta, si fa una critica, ci deve essere sempre l'altra parte del contrappeso. Cioè, se io dico voglio togliere 2 milioni di euro, perfetto, qualcuno mi dica dove poi li andiamo a mettere o come dire, come andiamo a compensare, perché quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni è vivere al di sopra delle nostre possibilità. Questo non ce lo possiamo più permettere, quindi è inutile che inseguire chimere particolari. È necessario adesso fare i conti con la realtà. E ci sono Sì, quasi.
fatto? Sì. Ok. E ci sono dei cittadini che propongono un'alternativa, che è la rinegoziazione del debito. Peccato che non colgano magari le sfumature di quello che è il debito, perché nella loro proposta il fatto di rinegoziare il debito parte dal presupposto che il 100% del debito sia delle banche e quindi si possa allungare la rata, per fare un esempio banale, allungare le rate per poter abbassare quello che è da pagare. Peccato che, come dicevo prima, la grande quantità dei debiti non è, per quanto riguarda il comune, verso le banche, quindi non c'è niente da negoziare, sono da pagare i fornitori che hanno lavorato in passato e di cui siamo arrivati a pagare le fatture in larga parte fino al 2011, quindi c'è ancora da pagare tutto il 2012. Quindi detto questo, e non si possono, altra cosa fondamentale, accendere nuovi mutui, perché tutte le ultime normative dentro Salva Italia introdotte da Monti ci dicono che anzi i mutui noi dovremmo ridurli il più possibile. Quindi già nella manovra correttiva di fine 2012 e in quella di quest'anno parte dei fondi sono destinati a chiuderli questi mutui. Quindi mal si sposa con la realtà dei fatti. Sarebbe bello per tutti, e anche io lo auspicavo in campagna elettorale, il poter diluire nel tempo il debito, ma le realtà sono ben diverse. Una cosa è il comune e una cosa sono le società partecipate, ad esempio. Lì grande parte del debito è delle banche, ma il problema, quello che si sta facendo adesso, è non dare risorse del comune di Parma alle partecipate. Anche in questo caso ci sono i vincoli di legge, per cui alcune partecipate che hanno perdite degli ultimi 3 anni non possono neanche ricevere finanziamenti dal comune, e trovare un accordo quadro con le banche per cui si accollino parte della perdita per acquisire alcuni dei terreni o delle proprietà che poi andranno a vendere nel tempo, cercando anche loro di ammortizzare quello che può essere il debito complessivo. Quindi si sta già facendo quello che è il massimo. L'aspettativa, purtroppo, e tante volte, adesso aggiungo anche che siamo in campagna elettorale, non si vuole cercare di capire e affrontare da un punto di vista sostenibile quello che è l'approccio al bilancio. Alcuni hanno anche detto congelate il bilancio, cioè non vuol dire niente. Cioè, voglio dire, siamo già in esercizio provvisorio, andremo a approvare il bilancio il 5 di febbraio, quindi non vuol dire niente congelate il bilancio. Quindi, voglio dire, a fronte delle responsabilità che abbiamo, stiamo facendo tutto quello che deve essere fatto per riportare la città fuori dai pericoli di default che si era detto in passato, ma che la città adesso non sta affrontando. E la soluzione non potrebbe anche essere una commissione d'inchiesta per vedere effettivamente anche la responsabilità delle banche? Ma in realtà, allora, al di là della commissione dell'audit, che so che avete incontrato, cioè così denominata, insomma, che chi è di Parma lo sa, in realtà adesso faranno, a fronte anche delle ultime inchieste, degli ultimi arresti, una commissione consigliare per quanto riguarda, a partire da quello che è emerso dalle indagini della Procura, anche un'indagine amministrativa interna di quello che sono stati gli atti nel frattempo. Ma le responsabilità delle banche, perché anche in questo caso tante volte si fanno indicazioni generiche, le responsabilità secondo me non sono, sono delle banche come delle persone che prima guidavano queste aziende. Ma se pensiamo ai casi più eclatanti di SPIP, ad esempio, sono già state fatte le azioni di responsabilità per andare a recuperare quello che è possibile, perché poi sappiamo queste cause che non hanno necessariamente un esito certo, perché vanno trovate le prove dei fatti di queste cose. È più uno scandalo che ci si è accorti della gestione dissennata delle risorse pubbliche 15 o 20 anni dopo. Io mi chiedo tutti dove eravamo quando queste cose avvenivano ed erano già sotto l'occhio o sulla bocca di tutti. Quindi non è tanto la commissione di indagine in sé che, come dicevamo prima, parte anche dei presupposti che mancano. Noi gli abbiamo già detto, vogliamo collaborare, collaboriamo. Il punto è che si parte sempre da dei presupposti che tante volte mancano di un fondamento. Cioè una delle proposte è stata: dovete abbassare l'IMU perché le persone sono in difficoltà. Come dire, lo sapevamo e siamo coscienti del peso che portiamo per queste decisioni, ma non è così che si affrontano i problemi, perché se non essere delle risposte concrete a dei problemi concreti, non rimanere sulla teoria del complotto internazionale. Quindi il debito rimane, su quello non ci si può far niente? No, il debito, pian piano la parte buona del debito, buona tra virgolette, cioè quella rispetto ai fornitori, la stiamo pagando, perché nel 2012 abbiamo pagato circa 80 milioni di euro di
pagamento di fatture erogate nel tempo per quanto riguarda il Comune di Parma, e quest'anno contiamo di erogarne circa 50 milioni. Quindi quella è la parte del debito del Comune. Per quanto riguarda il piano delle partecipate, come dicevo prima, è un piano che non prevede erogazione di risorse da parte del Comune, se non per concludere un'opera, che è la Scuola Europea, che è un'opera importante per la città, ma tutto il resto si sostiene con le finanze e, come dire, possedimenti finanziari delle singole partecipate, che devono reggersi e portare a compimento un sistema sicuramente perverso con le proprie risorse, quindi non ci può essere un travaso da parte del Comune. Quindi il debito poi tante volte va considerato anche con le opere che sottostanno a questo debito, perché la stazione, pur essendo un'operazione, un'opera non condivisibile per quanto mi riguarda, come grandezza, cioè spendere 150 milioni di euro per la stazione di Parma, ho detto in più occasioni, magari insomma, gli si dava una ristrutturata e poteva andare bene così. Però adesso ce l'abbiamo, quindi parte di quel debito è sotto forma di opere, sicuramente più grandi di quello che era la necessità, ma non sono tutti soldi che devono solo uscire, sono anche piani finanziari. Cioè la tematica è sempre molto complessa, certe volte se si cerca di non fare demagogia ma di trovare delle risposte, ovviamente la tematica è sempre molto complessa. Quindi cosa si sente di rispondere a quei cittadini che dicono che non vogliono pagare per un debito creato da un'amministrazione criminale e forse anche da una connivenza fra politica e banche? Che i responsabili, adesso ci costituiremo parte civile, quindi quello che è stato sottratto, quello che sono le risorse patrimoniali sulla base di quello che poi stabilirà la magistratura, noi cercheremo di riacquisirlo per quanto riguarda il Comune. Ma se sono fatte, l'esempio di prima era, se io ho fatto un'opera faraonica che la città forse di cui non aveva bisogno, ma è stato fatto tutto secondo legge, quindi non è possibile dire io non pago i debiti, è come l'esempio di prima gli F-35, io vorrei non pagarli, vorrei che non si facesse questo tipo di indirizzo, ma se poi il governo stabilisce che lo fa, non è in potere mio di non pagarlo, quanto mai non eleggerò quelli che vorranno comprarne ancora. E Grillo però ha detto che lo capisce anche un bambino stupido, che bisogna ritrattare il debito pubblico con le banche perché il sistema sta collassando. Ma il debito pubblico è un'altra cosa, cioè ovviamente non bisogna mettere al piano di quello che sono le risorse e le possibilità anche legislative di una città con quello che sono le risorse di una nazione che ha ben altri tipi di strutture. Però il principio è sempre quello, no? Il principio è sempre quello se cambiano le leggi. Come dicevo prima, ricordiamoci sempre quali sono i contorni in cui si muove un'amministrazione comunale. Io non posso dire, facciamo un esempio assurdo, prendo i miei 200 milioni di debito del comune, li do a una banca, dico fammi una rata di 50 anni e lo ammortizzo così. Non è possibile, cioè legislativamente parlando non è possibile. Quindi anche dire che va fatto per un comune non è possibile. Per un governo che va a cambiare quelli che sono i parametri con cui operano i comuni, quantomeno per dire, io auspico che venga cambiato il patto di stabilità, che è un'altra cosa che strozza i comuni, era nato con un intento, non far indebitare i comuni, non c'è riuscito, tutti i comuni sono indebitati cercando di eluderlo in vari tipi di forme, di non rispettarlo come altre città. Però questo adesso strozza i comuni virtuosi che cercano di non indebitarsi ma di pagare i debiti. Quindi sono piani diversi, cioè non si può citare quello e dire lo farò anch'io, perché non è possibile. Ma da amministratore responsabile, lei ritiene quindi che invece a livello nazionale sarebbe possibile ricontrattare il debito? A livello nazionale è l'unica cosa da fare, perché sono due punti, quello di non far crescere il debito pubblico, quello di cercare di limitare gli sprechi, quello di rimettere in equilibrio il bilancio, ma poi c'è il debito che abbiamo creato, come lo andremo a gestire. Non ho la carica di parlamentare, non sto studiando la materia, rimango sui miei debiti che sono già abbastanza. Però diciamo, se non è possibile farlo a livello comunale, per quello che diceva lei, molto del debito pubblico italiano è nelle mani di piccoli risparmiatori, per esempio, quindi diciamo il principio rimane quello che lei diceva, i fornitori noi li dobbiamo pagare. Però il debito pubblico nazionale in gran parte è fatto da interessi che macinano tutti i giorni a fronte solamente di debiti bancari, mentre il debito del Comune di Parma, come dicevo prima, è in gran parte solo per i fornitori, perché è veramente una piccola parte, quella delle banche rispetto a fornitori che hanno fatto un'opera, quindi sono due cose completamente diverse. Non vi saprei fare il paragone, non ho mai studiato il debito dell'Italia, sono molto ferrato su quello del Comune di Parma.
E lei appunto prima diceva io ho dovuto fare i tagli, e però... Ma in realtà non abbiamo fatto... Anzi, scusi, tagli. Lei prima ha detto io ho dovuto aumentare le tasse, però non ho fatto i tagli. In realtà... Abbiamo fatto il meno tagli possibile, il punto era quello. Le famiglie, quelle per esempio con dei bambini da portare all'asilo, le contestano che lei nel suo piano, le linee programmatiche, aveva previsto delle cose come gli sconti al trasporto pubblico per le famiglie, la valorizzazione del quoziente Parma, abbiamo supporto detto alla famiglia, che però in realtà sono proprio stati cancellati. È il tema di prima, in 5 anni. Come dire, le azioni si fanno sulla base delle possibilità che si hanno. In questo primo anno, con le tasse al massimo, per andare a incidere il meno possibile sui servizi, ovvio che gli investimenti, chiamiamoli così, non sono possibili. Quindi, però non bisogna fare della facile demagogia, uno potrebbe dire perfetto, vorrei vedere chi in 6 mesi ha attuato il programma di 5 anni negli altri comuni, quindi non bisogna mettere tutto insieme. Quando avremo le possibilità, quelle azioni penso che siano fondamentali da fare per la città, però penso che gli stessi che ha intervistato sul tema familiare non le abbiano detto ad esempio che il quoziente Parma, che sicuramente ha dei fondamenti positivi, ma anche ha avuto una grande fase di marketing come era possibile nel nostro comune, se pensiamo che il quoziente Parma c'era solo Parma e Roma, io penso che non siano due esempi virtuosi di quello che è stato fatto per le casse comunali. E questo quoziente Parma è costato più in studi, in forum, in consulenze, in pubblicazioni cartacee per farlo capire e percepire dalla città, che non in reali incentivi. Quindi io penso che questo sia uno scandalo, perché bisogna efficientare quello che arriva alle famiglie e spendere meno per quanto riguarda lo studio e la progettazione di alcune realtà. Potrei fare anche un altro esempio, non so se avete parlato di Family Card, una carta di credito che veniva data alle famiglie come tessera sconto, chiamiamola così, quindi tu andavi a spendere in un esercizio e una parte di quello che avevi speso come forma di sconto ti tornava come carica della carta. A fronte di 500.000 euro di spesa per creare le carte, fare la pubblicità, distribuirle, gestirle, ai cittadini sono arrivati quelli che hanno preso la carta 28.000 euro. Allora, forse era meglio distribuire 300.000 euro alle fasce deboli, no? Ottenere comunque un risultato migliore che non mettere in piedi tutta questa operazione. Allora, tante volte il percepito senza un approfondimento è ben diverso dalla realtà. Forse alla fine... Scusa, ero un'ultima domanda. No. Ci siamo? Vai. Forse alla fine Monti non ha tutti i torti, quando bisogna tirare la cinghia occorre un po' di rigore. No, adesso non mi sbilancio su questo, ma quello che mi sento di dire è che i cittadini di Parma, l'abbiamo detto più volte, a causa dell'amministrazione precedente hanno ipotecato anche le amministrazioni future, perché si è speso negli altri anni per dare servizi che non ci potevamo permettere dal punto di vista economico, per che adesso dovremmo pagare in questi anni come servizi. Quindi è la stessa situazione. Quindi la percezione. Ma non lo so, secondo me sul tema di Monti, quando noi diciamo, adesso voglio citare un punto perché secondo me è fondamentale, che è l'equità, quando noi diciamo che non si è tagliato minimamente sulle pensioni migliorate, non si è fatto un tetto di spesa per le pensioni, che insomma era una cosa che si poteva fare tranquillamente, e invece si è andati a agire sul fatto di allungare l'età pensionabile, di creare gli esodati, di tantissime fasce che hanno messo in difficoltà le persone, io sarei partito da lì. Partiamo dai privilegi, partiamo dal cercare di creare un sistema equo. Per quanto riguarda ad esempio le rette sugli asili nostre, asili nido e scuole materne, ovviamente c'è stata una critica, perché quando si alzano le tariffe la percezione non è mai positiva, però se voi avete visto o se volete far vedere le curve che trovate sul nostro sito, vedete che le fasce sotto i 32.000 euro non sono state toccate e in alcuni casi sono state abbassate e sono state alzate quelle sopra i 32.000 euro di fasce ISEE. Che risultano come quelli da 1 milione di euro, diciamo. No, in che senso? Perché chi ha sopra i 36.000 mi sembra risulta come chi ha 1 milione di euro. Questo purtroppo sì, perché anche la fascia ISEE andrebbe cambiata. Un papà che dovrà pagare 1.300 euro per i 2 figli all'asilo. No, questo è impossibile, perché per 2 figli, se 2 figli contemporaneamente alla scuola materna sono 1.000 euro. 1.080 se vado a memoria, giù di lì. Quindi mi sembra esagerato il paragone. Il tema è
noi abbiamo ristabilito all'interno del comune di Parma delle fasce che sono quelle, potete trovarle, confrontarle, abbiamo fatto vedere anche noi, che sono quelle della fascia dell'Emilia Romagna. È che rispetto ad anni passati in cui si è ridotto, quindi dando lo stesso servizio a un costo molto inferiore, perché ricordiamo che quello che pagano i cittadini è circa il 30-35% del costo del servizio complessivo, quindi non è che uno dice pago la retta, ho pagato tutto il mio servizio, in realtà gran parte se lo mette il comune, come è giusto che sia, però ora noi ci siamo riparametrati a quello che era il sistema regionale, prima veniva fatto pagare molto meno. Io dico, potendoselo permettere è assolutamente giusto, però quindi la percezione era molto positiva ed era sicuramente, come abbiamo visto dalle dimostrazioni, anche delle intercettazioni, era un sistema del consenso da creare. Adesso tutti quei debiti accumulati li stanno scaricando sulla nostra amministrazione. È un dato di fatto, è come aver venduto la casa per permettersi una macchina e dei viaggi molto più belli, ma poi a un certo momento la casa è finita e tu non hai più soldi per fare niente, quindi torni in affitto, ritorni a fare un mutuo e quindi hai dilapidato il tuo patrimonio. Non è molto dissimile. Grazie. Niente.